can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. Come anticipato nel video precedente, oggi andremo a testare questa stupenda postazione, la AirSit RS1, completa di cambio sequenziale stile R5, freno a mano modulare, fornito da Iron Simulator. Si parte quindi, posizione schiacciata, si tira il freno a mano come la macchina vera, si accelera a fondo, si lascia freno a mano e si parte a fionda, seconda dentro, terza. Questo cambio è qualcosa di eccezionale davvero. Questo volante lo senti proprio in mano. Non tagliare, angolo retto a sinistra, 50. Tornante a destra, non tagliare, 80. Che dire, questa cambiata è davvero eccezionale. La cosa bella di questo freno a mano è che è davvero un freno a mano vero. Che vuol dire? Che in base alla forza con la quale lo tiro, lui risponde ai comandi, quindi se appena un filo, la macchina parte di un filo, se tiro abbastanza, la macchina parte abbastanza. La struttura è davvero molto molto resistente, non sento una vibrazione qui. Nonostante la violenza con la quale cambio marcia, ho agisco sul freno a mano. Angolo retto a destra, in uno sinistra, non tagliare, apre lungo. Se ve lo posso dire, sto correndo come un matto perché è davvero bellissimo. Naturalmente bisogna farci un po' la mano, perché abituato al cambio con palette tiro al volante e con un volante molto molto piccolo, oltretutto senza freno a mano, quindi con freno a mano a pulsante, questo è tutto un altro mondo. Anche i riferimenti sono diversi perché bisogna sterzare molto di più e il volante è molto più preciso, quindi basta poco per dover cambiare tutto quanto da capo. Beh, che dire, sono davvero soddisfatto dell'acquisto. Secondo me è un upgrade necessario sia per raggiungere un livello di competitività assurdo, ma anche a livello di simulazione, che è davvero impressionante, è come se fosse realtà. Oltretutto con cambio, volante e freno a mano, davvero sembra di stare a guidare una macchina reale. Sono soldi ben spesi, è un passo che secondo me va fatto. Consiglio assolutamente di comprare questa postazione qui, perché è fantastica, è super resistente e oltretutto è molto molto comoda e pratica. Io ho inserito anche delle rotelle per spostarla, per agevolare comunque gli spostamenti. Naturalmente l'utilizzo che ho fatto è solamente di qualche ora, quindi seguirà un video tra qualche settimana o magari tra qualche mese con un utilizzo molto più intenso, sia della postazione anche di cambio volante e freno a mano, per magari avere sensazioni ancora più precise e più importanti. Grazie per la visione e un abbraccio grande.